Un cittadino italiano che con normalità e semplicità ha svolto il suo dovere e si è sempre distinto per la sua onestà e zelo professionale. Stiamo parlando di Giorgio Ambrosoli, assassinato nel 1979 in seguito alle indagini che portava avanti quale commissario liquidatore della banca privata italiana. Un esempio di altissimo senso di dovere e assoluta integrità morale, la cui figura è stata ricordata stamattina all'ex monastero dei Benedettini da personalità istituzionali. Presenti anche il figlio Umberto e la moglie Anna Lorenza. Signora, oggi l'Università di Catania ha voluto ricordare suo marito, è un modello per i giovani, questo è il messaggio quindi che si vuole lanciare. Certo, mi sembra un pubblico molto attento, anche se è una storia, come stava dicendo adesso mio figlio, che risale a più di 30 anni fa, è di grande attualità comunque, perché si sta parlando di una persona che ha fatto semplicemente il suo dovere. Per lui era una cosa naturale, era una cosa insita dentro la sua figura, quindi non avrebbe voluto diventare un eroe. Avrebbe voluto semplicemente fare il suo dovere per il suo paese. E purtroppo poi le cose sono andate in un certo modo, per cui si parla molto di lui. In questi anni sono state intestate vie, piazze, scuole. E noi come famiglia pensiamo che tutto questo serva ai ragazzi come esempio per poter nella vita scegliere con libertà di poter fare il proprio dovere. Quello che a noi tutti interessa è proprio così, ricordare questa figura e che la sua morte in questo modo non sia stata vana, ma che possa dare degli spunti ai ragazzi per riflettere sui loro comportamenti futuri di uomini e donne.